Venerdì 7 giugno, buongiorno, bentrovati al primo appuntamento con l'informazione su Teletruria, ovvero la nostra rassegna stampa. Inizieremo come di consueto con i quotidiani nazionali, Corriere della Sera e La Nazione, e poi passeremo alle notizie locali. Ecco subito il Corriere della Sera. L'Ital Tennis brilla a Parigi, finale per Paolini e il doppio. Europei, Spalletti, ecco i 26 azzurri. E poi in 370 milioni alle urne per l'Europarlamento, i primi verdetti in Olanda, Meloni. Votate. Alleanza con il Movimento 5 Stelle, eccoci qua, e sfida a Giorgia i fronti di Schlein. Le Pen è ragionevole, Vannacci avrà successo, intervista con Matteo Salvini. Taglio dei tassi dopo 5 anni, Giorgetti era ora scelta doverosa, ma si alzano le stime sull'inflazione, il governo via alla social card, la BCE riduce il costo del denaro dello 0,25%, la GAR percorso accidentato, Normandia da Biden a Mattarella, celebrazioni per lo sbarco, un D-Day per Kiev, difendere la libertà. Orrore a Roma, preso stupratore seriale, la attira nell'auto e poi la violenta. Andiamo all'interno del Corriere della Sera con l'andamento dei tassi di interesse e il costo del denaro. La tela di Lagarde, torniamo indietro, per difendere l'euro e i prezzi ma anche l'Italia. Così la BCE ha ancorato il debito di Roma. Andiamo avanti, Medio Oriente in fiamme, primo piano, scuola ONU colpita, scontro sul raid, l'allarme del governo USA per il Libano, donne e bambini tra i 40 morti, la replica, sono miliziani, ucciso un soldato italo-israeliano. Clooney alla Casa Bianca, sbagliate sull'AIA, a nord rischi enormi, lo stop a Gaza potrebbe liberare armi e risorse. I nonni italiani e la zia uccisa da un kamikaze, storia e radici del riservista Rafael Condes, vittima di un drone di Hezbollah. Andiamo avanti. A che punto è la tregua da 8 mesi di conflitto? Dopo 8 mesi di conflitto e migliaia di morti, le parti non riescono a trovare un'intesa. Manca la fiducia e i leader di Hamas e Israele hanno più problemi che soluzioni. Andiamo avanti, non giratevi dall'altra parte, si parla del voto, l'appello di Meloni agli indecisi, utilizzerò ogni croce su Fratelli d'Italia, a me serve essere forte, seggi aperti domani e domenica, come esprimere il proprio voto. Un voto in più delle politiche, Vannacci sarà sul podio, il vice premier Salvini, il generale fra i tre con più preferenze in tutta Italia. Noi contro ogni ipotesi di conflitto, Trump riporterà la pace, dice Salvini. Schlein attacca sugli alluvionati, dal governo vergognoso ricatto, un caso la frase di Bignami, Fratelli d'Italia, potremmo non dare fondi a chi è diretto dal PD. Salis, il video dei domiciliari, io antidestre, ONG, disuguaglianze, i chilometri di strada per ancorare i Dem a sinistra. Vediamo ancora. Social card, 40 euro in più, i fragili, nostra priorità, le opposizioni all'attacco, elemosina elettorale. Andiamo ancora avanti, i capi di Stato e lo spirito del D-Day, Macron, jet e istruttori per l'Ucraina, applausi a Zelensky e commozione tra i veterani, oggi dobbiamo essere degni di loro. Lo slalom del G7 tra Trump e Orbán per finanziare Kiev con i fondi russi. Andiamo avanti ancora, sbaglia chi parla di armi usate per colpire la Russia in Italia su questioni serie, c'è troppa superficialità, dice Crosetto. E poi ancora violenta in auto una studentessa, era stato in cella 6 anni per stupro. Roma, anche l'aggressione del 2016 fu l'8 maggio, del 2015 fu l'8 maggio, ipotesi serialità, il GIP gli dà i domiciliari, voleva indicazioni stradali, così sono caduta in trappola, ragazze dovete denunciare, eccolo qua nella foto l'aggressore, ragazze dovete denunciare, dice la vittima, ero terrorizzata, ora parlo per aiutare le altre. Intanto l'addio a Giada e il fratello Andrea, dica cos'è successo.
Veniamo alla nazionale febbre gialla da Tours contro alla rovescia per l'evento mondiale. Firenze ieri presentata la bici dedicata e poi l'agriturismo e la regina è la Toscana. La bici taglia i tassi prestiti meno cari. Sforbiciata dello 0,25% ma la gar resta cauta su altre riduzioni. Inflazione sopra il 2% anche nel 2025 è un percorso accidentato. Risparmio di 207 euro al mese per mutui di 200.000 euro da 25 anni. L'economista Pinardi, il voto UE potrebbe incidere sul futuro. Rimini, svolta nel caso della donna uccisa 8 mesi fa. Omicidio di Pierina, indagato il vicino e sarebbe questo senegalese di 35 anni. Raid di Tel Aviv su una scuola di Hezbollah uccide un italo israeliano. Muore a 65 anni dopo la partita sullo schianto della Due Mari. Ghinelli lancia la sfida ai comune, vera forza dell'Unione Europea. Il rock di Bennato nell'estate di piazza Torre di Berta a Sansepolcro. Ultimi appelli per ridisegnare l'Europa. Meloni Schlein sfida a distanza. Ragazze trofeo liceali puniti e lo stupratore dell'8 maggio. Andiamo avanti, ossigeno per i prestiti, la BCE taglia i tassi ma la gar resta cauta. Le previsioni dell'economista è iniziata una nuova fase, la discesa era inevitabile. Il voto più importante l'Unione Europea decise sul futuro e la destra sogna la leadership. Le piazze di Schlein in mezzo alla gente e Bonaccini è con lei. L'appello di Meloni: non penso solo ai risultati, temo l'affluenza. Renzi, Stati Uniti d'Europa, il centro sarà decisivo nella UE come a Firenze. Malan Fratelli d'Italia, basta con le ecofollie, la natalità è prioritaria. Tarquinio PD, serve la difesa comune per superare la NATO. Silvagni Libertà, il popolo deve eleggere anche la commissione. Andiamo avanti, un'altra strage a Gaza, almeno 45 morti nella scuola. A Tel Aviv c'erano i terroristi, Hezbollah uccide un italo israeliano. Il piano per la tregua, Hamas prende tempo. A 80 anni dal D-Day, Biden incontra Zelensky. Putin è un dittatore, non abbandoniamo Kiev. Giallo di Pierina, la svolta, ammazzata nel garage, indagato il vicino di casa 8 mesi dall'omicidio. Studentessa violentata, il ragazzo dalla faccia buona, lo stupratore seriale, lo stesso giorno nel 2015 abusò di una tassista. Ragazze come trofeo, la lista in classe, liceali puniti, con sé in condotta seguiranno anche corsi antiviolenza. Countdown tutto giallo a Firenze per il tour, la città si accende per l'invasione della carovana. La strage non si ferma, muore nello scontro con la Due Mari, decima vittima in meno di 2 giorni. Privacy vale anche per Wikipedia, l'oro di Toscana è qui la capitale degli agriturismi. Vediamo poi la nazione di Arezzo, Cortona e San Giovanni, sfide aperte e parliamo ovviamente di politica. Allarghiamo la prima pagina, Ghinelli, porto la forza dei sindaci in Europa, se perdo non cambio nulla. Porcinai ci siamo, da lunedì le ruspe, iniziano i lavori, gli altri cantieri. Tempio crematorio stoppato dal TAR, nuovi scenari. La filosofia all'elementare stimola il dialogo. Il borgo di Bennato, energia rock in piazza, con l'auto dentro l'aula, poteva essere una strage. E poi tutta la parte della politica, leggetevela, soprattutto per quanto riguarda le comunali, in ogni appunto comune che va a votare. E poi c'è anche la parte di Ghinelli, che invece è in primo piano per quanto riguarda le europee. Schianto dopo la partita, muore il dirigente del Saione, era una persona speciale. Ieri c'è stata anche la festa dei carabinieri, vediamo un po' com'è andata. Codice rosso, tutela ambientale, scuola, prevenzione di truffe e furti. Sono solo alcuni dei settori di maggiore impegno dei carabinieri, che ieri hanno festeggiato il 210° anniversario dalla loro fondazione. Ad Arezzo la festa è stata ospitata dal Parco Ducci ed è servita a fare il punto di un anno di lavoro, ma anche a riflettere sull'inutilità della guerra, la necessità della presenza sul territorio, come ha raccontato anche nel nostro collegamento in diretta durante il TG. Al termine della cerimonia sono stati premiati 6 militari tra ufficiali, sottufficiali, brigadieri e carabinieri che si sono distinti in brillanti operazioni di servizio. Il questore di Arezzo, Maria Luisa Di Lorenzo, i carabinieri Rosa Lamberti e Chiara Russo, nonché
Sara e Sofia, figlie di carabinieri, hanno proceduto alla scopertura di un'opera realizzata dal maestro Stefano Roselli e donata al Comando Provinciale Carabinieri Arezzo. La scultura rappresenta un cuore stilizzato con al centro il tricolore, opera che, secondo l'autore, esprime empaticamente i valori umani, culturali e sociali che caratterizzano la storia dell'arma dei carabinieri, verso i quali fin da piccolo ha sempre nutrito stima e sincera solidarietà. La scultura in alto rilievo, realizzata in resina acrilica ecologica e fibra di vetro con patinatura in oro francese e smalto sintetico, sarà collocata presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Arezzo. Al termine, il vescovo Andrea Migliavacca ha benedetto l'opera. Andiamo avanti con la rassegna stampa. Il grande risico dei cantieri. Ruspi e porcinai partono in lavori. Nuova scalinata in Piazza Grande. L'auto sbanda e sfonda l'aula. Sesto incidente in 2 anni. È successo in via Piero della Francesca. Tutto Arezzo, centinaia di bambini per la prima edizione del progetto Agri Kids. E poi le notizie dalla provincia. A Tempio Crematorio niente da fare, la commissione boccia il piano. Provincia Valdarno, casa della comunità, via ai lavori, la sede sarà presidio sanitario, ambulatorio e medico H24. Chianina, storia su pedali, 3 giorni di eventi, tutela e promozione del commercio, Confesercenti, le attività chiuse, recuperiamo competitività. Questo in Valdichiana, mentre a Cortona la domenica dell'Archidado, ecco i balestrieri che si sfidano, Edoardo Bennato in piazza, estate con il concerto show, il clou degli eventi in centro. La filosofia all'elementare, progetto per 120 bambini, così stimoliamo il dialogo. A tutto Vasari il collezionista di vite e poi giro del mondo con Scortecci in punta di piedi al Petrarca. Vediamo anche di trovare la pagina sportiva della Nazione. Dovremmo essere qua. Ecco, Arezzo idea Megeleitis per il centrocampo nel mirino di Cutolo, anche la Mesta e Morra, abbruscato con Conte, Indiani al Livorno. L'altro sport, Sansepolcro, con l'usato sicuro in panchina, torna Armillei. Niente Matteini per la finalissima, Terranuova cerca un altro stadio. Vediamo anche il Corriere di Arezzo, da domani in 273.000 al voto. Cerchiamo di allargare la prima pagina. Per biglietti della giostra il 13 Click Day, muore a 65 anni in un incidente stradale. Ecco i nuovi 35 posti auto in ZTL via Albergotti Horror. Speriamo in Bertelli, Edoardo Bennato, Alberta Music Fest, Abruscato e Coratti con Conte a Napoli. Vediamo intanto una bella iniziativa dell'Accademia Petrarca che ha fatto una joint venture con l'Università di Genova. La sua nascita risale al 1810. L'Accademia Petrarca rappresenta un'istituzione culturale di assoluto rilievo, quantomeno in ambito toscano. Nel corso dei secoli ha saputo conservare il suo prestigio, adeguandosi al tempo stesso alle mutate caratteristiche del tempo. Negli ultimi anni l'Accademia ha cresciuto la collaborazione con le altre istituzioni culturali e oltre a queste anche con le università. È il caso dell'Università di Genova, con la quale prende avvio un rapporto di collaborazione. Abbiamo stipulato varie convenzioni, tra cui appunto questa di Genova, cui teniamo moltissimo perché il meccanismo è semplice. Dato che noi abbiamo le strutture e fortunatamente siamo in grado negli ultimi tempi di far fronte a degli impegni anche abbastanza corposi dal punto di vista economico, mettiamo a disposizione questi nostri beni, queste nostre strutture al mondo scientifico, che a mio avviso non può essere che quello dell'università o soprattutto quello dell'università. Quale sarà in concreto, ecco, questo rapporto con l'Accademia Petrarca? La nostra idea è una collaborazione che si può intensificare sempre di più, magari anche delle summer school. Poi non dobbiamo dimenticare la cosa principale, che l'Accademia Petrarca appunto dà la possibilità di ricordare, di ritornare a un nome importantissimo, non solo per le lettere ma anche per la filosofia. Andiamo avanti sul Corriere di Arezzo. Europa e Comuni, 273.000 aretini chiamati al voto da domani alle 15, aperte 368 sezioni in tutta la provincia, anche 26 amministrazioni alle urne per eleggere sindaci e consiglieri. Seggi non più nelle scuole
gli ultimi trasferimenti nel capoluogo. Vediamo ancora Confindustria chiede più treni, troppa gomma e pochi servizi su ferro. Il 13 giugno il click day per i biglietti della giostra. Muore a 65 anni nello scontro tragico tamponamento Domenico Dezzani, dirigente dell'Arci Saione, tornava dalla partita. Tabacco sequestrato, il caso va in Cassazione, contrasto alle discriminazioni all'ASL Toscana Sud-Est. I residenti ad Arezzo hanno altri 35 posti, ampliata la mappa della sosta in città. L'assessore Casi spiega la filosofia e l'attuazione dell'iniziativa. Strisce gialle per terra e segnaletica ad hoc per i parcheggi a disposizione per chi vive nella ZTL. CNA un defibrillatore in ogni impresa del territorio. L'associazione aiuta il 118 a mappare i defibrillatori funzionanti sul territorio. Ed è tutto per questa rassegna stampa. Grazie a tutti voi per averci seguito e arrivederci.